Laddove ai miei disegni si richiederebbero molte vite, non ne avrò quasi neppure una. Sono le parole che Giacomo Leopardi scrive nel suo diario, convinto del fatto che nella sua vita ce ne potrebbero essere molte. Com'è possibile? Quante vite ci sono in una vita sola? Eppure oggi, quando pensiamo a Leopardi, la prima cosa che viene in mente è la gobba. Ci sono lezioni in cui sembra che il pessimismo abbia determinato la poesia di Leopardi. Ma com'è possibile che un ragazzo con tutti questi limiti, con tutte queste fragilità, fosse convinto del fatto che non gli sarebbero bastate più vite per realizzare tutti i progetti e i disegni che aveva in mente? C'è qualcosa che non torna. Fra il Leopardi che campeggia nelle pagine di Facebook con hashtag mai una gioia e queste parole. È un mondo in cui noi cerchiamo la sicurezza, la tranquillità, i sentimenti dritti, e invece quello di cui abbiamo bisogno è ridare luce, fuoco alla vita quotidiana. E come facciamo? Possiamo portare una notte di stelle piena di desideri alla dignità di 365 giorni l'anno? Perché questa è l'unica cosa che ci salva. Il fuoco di una stella a cui è legato il nostro vivere quotidiano. Ma non perché fuggiamo in un'altra realtà, perché stiamo con i piedi per terra, fondati però in alto. Sono convinto che Leopardi abbia fatto questo e abbia ancora da fare questo al nostro tempo. Burn me out, yeah, yeah, yeah. Burn me